un gol di mercatante del Capo Vaticano al 21esimo fa segnare il passo al Vigor Lamezia in testa alla classifica. Sconfitta quindi la capolista, non ne approfitta invece la Palmese, che si fa fermare sul 2-2 dall'ultimo in classifica il Ravagnese, e addirittura la squadra di Palmi perdeva per 2-0 dopo 11 minuti. Poi nel finale del primo tempo Vargas e Militano ci pensano per recuperare il punteggio, ma poi nel secondo tempo la squadra regina non va al di là del 2-2 e quindi non riesce a recuperare dei punti rispetto alla Vigor Lamezia, anzi ne recupera soltanto uno. Vanno invece bene le squadre terza e quarta posizione, San Giorgio ed Ardori. Il San Giorgio ricomincia a vincere dopo un periodo di appannamento e va a vincere contro l'Atletico Maida per 4-3, una partita abbastanza spigolosa, diciamo, dal punto di vista dei gol, perché 4 gol segnati proprio significano che non si stava bene tranquillamente in nessun momento per le due squadre. Si sono sopravvalse l'una con l'altra fino a quando l'ha spuntata il San Giorgio con Vara. Per quanto riguarda il resto del campionato, da segnalare il 2-2 tra Africo e Melicucco, queste nelle partite di sabato, il 2-1 del Cinque Frondese sulla Deliese e l'1-0 del Melito contro il Bivongi Panzano. Questo che consente in pratica a queste squadre, appunto l'unica, il Melito, che vince nella zona bassa della classifica e si porta a 18 punti scavalcando appunto la Ravagnese. Per la partita tra Sporting Catanzaro Lido e Comprensorio Archi bisogna parlare di partita sospesa, almeno questo ha detto l'arbitro per quanto riguarda il risultato finale, in quanto al gol del dopo il gol del pareggio di Giglio su calcio di rigore, dopo che la squadra dell'Archi era passata in vantaggio per 2-1 al Catanzaro, c'è stato qualche battibecco tra qualche giocatore dell'Archi e la panchina del Catanzaro Lido. Abbiamo sentito le voci sia dell'allenatore che del presidente delle due squadre, non hanno detto nulla in un certo momento, o quantomeno non è successo nulla di grave, perché poi alla fine le due squadre sono tornate serenamente negli spogliatoi. Fatto sta che a un certo momento l'arbitro non se l'è sentita più di continuare la partita, sospendendola. Io non so, non ero presente ovviamente, quindi non so come sono andate le cose. Non vorrei che in questo caso il giudice sportivo, leggendo il referto, decidesse che l'arbitro ha un pochettino abusato del suo potere e quindi probabilmente potrebbe far non assegnare il 3-0 a tavolino allo Sporting Catanzaro Lido, né tantomeno all'Archi. Vediamo quello che succede in genere quando non ci sono risse o quando non ci sono situazioni che non consentono all'arbitro di ricominciare la Lega, quindi il giudice sportivo fa a ripetere la gara. Vediamo quello che sarà in questa situazione. L'ultima annotazione per le partite della domenica, la vittoria dell'Ardore a Roccella 2-1, che in pratica lasciano appunto il Roccella adesso nelle zone basse della classifica, rimangono a 22 punti e quindi c'è ancora difficoltà per quanto riguarda la squadra di casa di poter togliersi dalla zona play-out.